familiare Fratelli Toglie! Circo Polenta. Con Primo Mansueto, portalo, Cherubino, Toglie! Reduci da una trionfale tournée in Basseriana, Val Brembana, Val Trompia e Val Sabbia, la premiata impresa familiare Fratelli Togne è lieta di presentarvi oggi un eccezionale pupurì di numeri circensi. Circo Polenta. Signore e signori, buonasera. Volevo dire che la nostra azienda è estremamente seria. Siamo a posto con la legge 626, antifortunistica, antigenio, e da pochi mesi abbiamo l'onore di dirvi che siamo certificati ISO 9000. Del VU! Certo! Circo Polenta. Lo spettacolo siamo bravi. Circo Polenta. Con Primo Mansueto, portalo all'asta su de Berghe, viene sempre ricchi in caga. Se sarà canta e poi la lascerà. Toglie! Circo! Gentile pubblico, vado ora a presentare... Primo! Quando è che devo fare la canzone? Dopo. Gentile pubblico, vado ora a presentarvi... Prima! Quando è che devo fare la piccola Ketty? T'ho detto dopo! Gentile pubblico, vado ora a presentarvi... Prima! Ci sarà un momento che magari tu mi fai un segno che io non capisco, che magari il pubblico è sentito un cicero... Anche il tempo! Gentile pubblico, vado ora a presentarvi il primo numero dello spettacolo. Esclusivamente per voi, progetti acrobatici. Progetto numero 1. Rotazione e struttura 90 gradi. 90. Altezza 160. 160. Bolla. A bolla. Collaudo. Struttura a norma. Volta. Progetto numero 2. Altezza 150. 150. Diametro capitello 14. 14. Circonferenza colonna 90. 100. 90. 90. Collaudo. Struttura a norma. Volta. Progetto numero 3. Altezza basamento 60. 60. Altezza 150. 150. Piombo. Piombo. Collaudo. Gentile pubblico, permettete di attirare la vostra attenzione sul perfetto allineamento della struttura portata sulla struttura portante che scarica il peso sulle fondamenta. Questo rende la struttura perfettamente antisismica al quarto grado della scala Richter. Inoltre, la bontà dei materiali utilizzati rende la struttura perfettamente elastica e mantenibile nel tempo, inossidabile, indistruttibile. Struttura a norma. Volta! Progetto numero 4. Yeah.
Allora, se tu facciamo parte, facciamo Piano! Certo! Al lavoro! Uno! Due! Tre! Tento, Occhio! Struttura a norma! Porta! Portalo! Primo! Mansueto! Cherubino! Togne! Circo! Circo Poletta! Circo! Circo Poletta! Circo! Circo Poletta! E ora, gentile pubblico, il momento che tutti stavate aspettando. Risate assicurate con il re della pista, il principe, il mago della risata, il clown del Mansueto! Circo! Circo Poletta! Circo! E là, stop! Me, il clown fa mia! Il clown! Circo! Circo Poletta! Eh no, cos'è la storia della mia fa il clown? Con tutti i soldi che ti spendi per farti studiare in Svizzera! A destra, Fetton, clown! Circo! Circo Poletta! Mi ero fatto il clown, capito? Mago, Circo! Circo Poletta! Mi lascio chiudere una volta, Calca le dille lì, calca le palle, fa, calca che tocca, se no, Geldighe alla mamma! Circo! Circo Poletta! Circo! Circo! Basta! Conta! Sì! Quattro! 26, 27, 28, 29, 30! Polenta! E ora, signori e signori, il momento che tutti stavate aspettando! L'unico, l'inimitabile, l'irraggiungibile, l'euforico, nonché esilarante, Clown Simpatia! Simpatia! Il clown simpatia, signore e signori, il momento che tutti stavate aspettando! Grazie, risate, sicurate! L'unico, l'inimitabile! Allora! Irraggiungibile, euforico, nonché! Basta! Basta! Euforico, nonché! Basta! Unico, inimitabile! Allerta sul re, Gengine se per che caga, senza la carta e poi la sarà, e merenda! Buongiorno, adesso è giunto il momento. Ciao! Adesso è giunto il momento della canzone della piccola Katie, che canterò io con la mia voce e accompagnato da mio fratello Cherubino. Cherubino! Non la so mica che cosa. Oh, non la sai? Per fortuna ho portato le note. Ho scelto la canzone della piccola Katie perché la piccola Katie in qualche modo ci rappresenta un po' a tutti e quindi possiamo andare. Sei pronto? Sì. Vai. Rubino! Non questa, l'altra. All'asta su di berga, il ghile sempre non che caga, senza la carta e vola la sala. Merenda di che, merenda di là, e te ci fa merenda, e te ci fa merenda. Merenda di che.
La gioca di pulse. Ah! Signore e signori, buonasera e benvenuti alle marionette del Circo Polenta. Stasera vi racconteremo la storia del Cappuccetto Rosso, ma con un finale a sorpresa, con un finale che nessuno conosce, con un finale imprevedibile. Perché è Cappuccetto Rosso che mangia il lupo, eh? Hai raccontato il finale! Ostico, ho sbagliato! Fai finta di niente, non si sono accorti! Dai, smettila! Dai, ragazzi, cambiate le marionette, dai! Ah, signore! Fai fare la canzone della Ketty, no? No! Signore, signore! Fammela fare, dai! No! No! Signore e signori, stasera vi racconteremo la storia di Biancaneve e i sette nani. La storia inizia così. Con la matrigna cattiva, 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 talmente cattiva che era la matrigna più cattiva del mondo. Del cattiva, mondo. Cattiva, cattiva, la matrigna cattiva. Un giorno la matrigna si guardò allo specchio e disse: specchio, specchio delle mie brame, chi è la più bella del reame? 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 E lo specchio disse: Biancaneve! Ma Biancaneve non sapeva chi era, ma la matrigna non sapeva chi era Biancaneve e si domandava: chi è Biancaneve? 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 E allora chiamò il cacciatore. Il cacciatore. Chiamò 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 il cacciatore. Il cacciatore però non sapeva chi era Biancaneve e si domandava: chi è Biancaneve? 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 E lo sanno tutti qua chi è Biancaneve! Perché Biancaneve era la più bella del reame. Quando il cacciatore vide Biancaneve, si impietosì e la picchiò. E uno, e due, e tre, e quattro, e cinque, e sei. E Biancaneve cominciò a scappare. Scappa, scappa, attraverso il bosco. Attraverso il bosco. Scappa, scappa, scala la montagna. Scappa, scappa, scendi la montagna con gli sci. Scappa, scappa, attraversa il laghetto a nuoto. Nuoto. Scappa, scappa, ruba una bicicletta. Bici. Scappa, scappa e si ritrovò di fronte al cacciatore. Che quando vide Biancaneve, si impietosì e la picchiò. E uno, e due, e tre, e quattro, e cinque, e sei.
E fu così che arrivarono i sette nani. Arrivarono i sette nani. Arrivarono i sette nani. Arrivarono i sette nani. A un certo punto arrivarono i sette nani. I sette nani. Arrivarono i sette nani. Bortolo! Hai preso il cappello del puffo. Arrivarono i sette nani che, quando videro Biancaneve, si impietosirono e la picchiarono, e Rontolo, e Brontolo, e Pisolo, e Eolo, e Gongolo, e Mammolo. E a questo punto... E Cucciolo! Ah. A questo punto arrivò il principe azzurro, che quando arrivò il principe azzurro... Ah, momento, aspetta. Che quando arrivò il principe azzurro guardò Biancaneve, si impietosì e la picchiò, e uno, e due, e tre, e tre, primo! Sei matto? Primo! Mi sono fatto prendere dal pathos dell'interpretazione. E allora Biancaneve andò a chiamare il suo fratello maggiore, che prese il bastone, vide il principe azzurro, si impietosì e gli diede una bastonata. E vissero tutti felici e contenti!